Luca Piotta è un imprenditore, un piccolo medio imprenditore e segue da qualche anno, tre anni. Sono esattamente dopo, buonasera a tutti, grazie per l'invito, sono esattamente 2 anni e mezzo che ho partorito questo gruppo spontaneo nazionale che si chiama Imprese che Resistono, ho 2.800 figli sul territorio nazionale, la mamma si chiama Antonella Crisi, non me la consiglio. Senti, hai sentito cosa ha detto Fabio sulle banche? Sì, sono cose abbastanza preoccupanti per un piccolo impresa. Non ha semplicemente detto la verità, effettivamente questo è quanto sta succedendo per quanto riguarda il mondo bancario e il credito alle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che sono il tessuto economico, io volevo ricordare, prego, volevo ricordare che la piccola e media impresa in Italia praticamente rappresenta il 97,8% dell'economia italiana, quindi l'1% che diciamo riguarda la grande azienda, tutto il resto è agricoltura e quant'altro. Ma il problema è il seguente, mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati qualche anno fa, appunto avevi un problema principale che era lo Stato che non ti considerava, non te, ma la piccola e media impresa. Sì, no. Probabilmente qualcuno mi ha visto sul grande schermo, grazie appunto anche alla televisione che hanno preso cuore questo gruppo spontaneo, dove appunto ho potuto cominciare a parlare di piccola e media impresa. Io ho cominciato nel 2008, esattamente a maggio, dove a Torino ho fatto la prima manifestazione di imprenditori, proprio telefonando uno per uno 1000 imprenditori in via Po raggiungendo Piazza Castello che può essere ricevuto dal Presidente della Regione Loa Merci Espresso. Il problema è che lo Stato non ha aiutato molto in questo periodo, non ha aiutato la piccola e media impresa. No, il mondo politico è assolutamente lontanissimo dalla realtà, vivono veramente in un altro pianeta e della piccola e media impresa, ve l'assicuro, compreso i ministri, non ultimo alla trasmissione televisiva dove avevo Angeletti, un sindacalista e anche il ministro Sacconi, dove ho dato due proposte, avevo detto fate le vostre, tutto questo a costo zero per lo Stato, ma non gliene frega niente, quindi non gli interessa proprio. Io, a me dispiace di questo, ma io mi auguro, spero che l'Italia vada in valore, ma soltanto per dare uno schiaffo morale questa politica che non ha orecchie per sentire, questo è il quadro. Ma cosa è successo, Misera, un mesetto fa mi sembra, quando siete andati in televisione? Sì, abbiamo... È stato un bel gesto, no? Sì, esatto, cioè, tutto era riferito alla trasmissione televisiva Piazza Pulita, da Varese, un capannone industriale dove si fanno particolari per l'imballaggio, ad un certo punto 5 minuti tra una battuta e l'altra fra diciamo l'onorevole Bocchino e il giornalista, adesso non mi ricordo di quale giornale, professor Lustri, avevano cominciato a dire no, ma gli emeriti del lei, il sindaco del PUR, però veramente il tuo capo degli emeriti del voi, un casino. Il fatto sta che io avevo un rampello di 200 militanti in Imprese che Resistono, ci siamo voltati, abbiamo voltato le spalle per le camere e ci siamo piegati a 90 gradi. Quindi questa è stata veramente una soddisfazione che mi sono preso. E visto che a casa mia con il decoder non prendo la sete, quindi i miei genitori non potevano vedermi, io quella sera avevo promesso di dare tutto me stesso e ce l'ho fatta. Sono tornato e ho detto come è andata, è stato benissimo. Allora il giorno dopo la Repubblica, addirittura in Piazza Madrid a far vedere questa nuova manifestazione di... Io l'ho fatto il giorno dopo Madrid, ero a Madrid, ho fatto alzare la platea, vabbè, girare che... Ma a 90 gradi si è fatto andare. Solo di spalle. Comunque. Perché loro hanno già le elezioni questi giorni, noi ancora no.
Comunque, questo è tutto il frutto della mia. Vai. No, no, sei il frutto della mia. Io ho delle domande da fare. No, perché sto pensando che ti vedo, cioè ti ho visto lì, ho detto, vabbè, qualcuno gli darà una mano. Allora ci saranno le banche che daranno una mano alla piccola e media impresa, no? E però l'ultimo anno, guarda cosa è successo, da Fabio, hai sentito? Ma sì, in effetti ripeto, è così, tant'è vero che le imprese che esistono ho dovuto costituire un fondo, mi dispiace portare via il lavoro alla banca, ma un fondo costituito da denaro dagli imprenditori, questo è, mi raccomando, non ditelo molto in giro perché mi sono finito domani mattina, è un fondo rotativo dove diamo dei soldi a tasso zero, senza nessuna garanzia, ma con l'impegno del guardarsi negli occhi di restituire quella somma. Quindi questa somma ritorna puntualmente, abbiamo salvato dal cappio, quindi abbiamo tirato giù degli imprenditori dalla trave, perché voi dovete sapere che in questi 3 anni di crisi economica si sono suicidati 2.500 imprenditori. E quindi questo non lo può fare la banca, perché solitamente la banca non è, voglio dire, e non è la Croce Rossa. Però vogliamo dimostrare intanto alla banca che riusciamo a diciamo, occuparci di queste cose e risolverci i problemi da soli, con i nostri soldi, fortunatamente con i soldi di imprenditori che come me sono fortunati, hanno lavoro e non hanno problemi. Quindi quello che si sente in giro spesso è la parola insieme, noi siamo passati dal dire al fare. Quindi questa è la dimostrazione. Fermo restando che poi imprese che esistono un giorno avrà le competenze, secondo me, per sostituirsi a Confidi, una vera Confidi, dove imprese che esistono garantisce l'imprenditore e paga imprese che esistono la banca se per caso l'imprenditore nel percorso ha dei guai. Quindi questo è quello che fa l'impresa che esistono e cerca di portare avanti. Su questo tema volevo solo dire che l'ABI, che è un'associazione ripeto, che dal punto di vista qualitativo dà molto poco, come si è visto, no? Sui bond che avete citato, ma anche dal fatto di partire. Però funziona molto bene come lobby e qualche mese fa sono riusciti a modificare il calcolo dei tassi di usura. Passata sotto silenzio, ma anzi è passata come alzando una barriera che avrebbe impedito alla banca di aumentare i costi, si faceva una cosa giusta per l'Italia perché se no quelli sarebbero finiti nelle mani dell'usura. No? Che ha un'argomentazione che può avere anche la sua validità, però purtroppo è stato come stappare la bottiglia e oggi i tassi stanno schizzando le stelle con un meccanismo, esiste ancora il tasso di chiusura, ma hanno modificato il meccanismo di calcolo tale per cui si scavalca il tasso di usura quando si va su quei tassi delle carte di credito 19% credo che sia oggi il tasso di usura. E questo, diciamo, io non credo che abbia limitato l'intervento degli usurari, credo che abbia dato mano libera ai direttori di filiale per ricalcolarsi il conto economico di filiale andando agli stessi clienti con gli stessi servizi ma dei prezzi molto più alti. Sì, io vorrei aggiungere questo non perché voglio parlare delle banche, anche se dovrei farlo, perché per esperienza personale però in questo momento sono forte, quindi non voglio parlare mai delle banche. Banche, cioè voglio dire forti economicamente, quindi non voglio parlare male. Però certamente la banca apre l'ombrello quando c'è il sole e quando piove l'ombrello te lo chiude. Io volevo anche chiedere un'altra cosa però. Ma Luca, oggi abbiamo parlato tanto di euro, no? E poi adesso poi ci cioè, racconterà qualcos'altro. Ma l'euro a questo punto è una maledizione, perché lo Stato non ti aiuta, ma anche si chiudono. Come imprenditore io sarei molto felice forse di poter svalutare di uscire dall'euro per una svalutazione cosiddetta competitiva, visto che in questi anni si parla di guerra di valute, no? Guerra tra valute, e quindi dico, beh, allora svalutiamo del 50%, ma sarebbe la vera soluzione o creeremmo problemi maggiori?
Sì, è uno sì e uno no. Io vorrei partire con diciamo, un esempio molto, molto semplice. Mi sono tornato dietro, faccio quasi sempre questo giochetto. Questo è un martello da carpentiere, ok? Ma non lo voglio lanciare a nessuno. Così, molto brevemente, secondo voi quanto costa questo? Il costo di questo martello? 4 euro? 1 euro? Laggiù? 5 euro? Allora, più o meno teniamo un range da 1 a 5, ok? Perfetto, lo mettiamo qua. Tubetto di silicone, quanto costa? 2 euro? Mezzo euro? 2 euro? Laggiù? 3 euro? Lo mettiamo qua sotto. Pacchettino segreto mano da ferro, segreto ferro, pacchetto 10 lame, secondo voi questo quanto costa? 5 euro, 3 euro, 4, molto bene, lo mettiamo qua. Vabbè, c'è un secchio da muratore, lo lascio sotto perché sono attrezzatura mia. E questo qui è un pannello operatore, perché uso anche questi, quindi vado dalla cazzola al pannello operatore. Industriale da applicare i quadri elettrici dove si mette magari sinottico piuttosto che scrivere recente per far muovere un robot eccetera eccetera. Secondo voi questo qua quanto costa? 3.000 euro? 1.000? Poi? 50 euro? 500. Allora abbiamo fatto questo piccolo gioco perché io voglio dirvi una verità. Da quando siamo passati dalla lira all'euro, noi abbiamo perso la cognizione del sapere più o meno, cioè è proprio una questione di educazione della lira, della moneta. Noi non sappiamo che valore può avere questo. Mentre prima c'era la lira e più o meno si vedeva una carriola, una ruota, si diceva più o meno può costare 100.000 lire, 80.000 lire una carriola. Oggi questa cosa qua noi non ce l'abbiamo più addosso. Questa roba qua, per dirvi, costa esattamente 1.050 euro. Il tubetto di silicone 2 euro. Il martello da lavoratore costa 11,50 euro. Il pacchetto dell'aria di segreto costa 11,50 euro. Il secchio che ho qua sotto 3 euro e direi che basta così. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che invece con la lira il secchio del curatore costava 1.500 lire nel 99, il silicone 1.200, il martello del curatore 8.000, il pacchetto 10 lire di segreto 12.000 lire, il pannello da ciascrine costava 900.000 lire. Un terzo livello metalmeccanico, novembre, mi sono informato ieri, novembre 1999, l'ordo prendeva 1.997.000 lire, 1.000 lire, chiedo scusa.